finalmente. Rieccoci qui con un film affino, che ci voleva proprio questo film. Ho finito proprio ora di vedere la puntata di Caffè Viola su Lady Radio, no? Vedere perché per loro fanno la radiovisione, no? Giustamente. Appunto sul canale 841 in Toscana, in tutta la Toscana, forse anche fuori di Toscana, Umbria, Marche, chissà, boh. Vabbè, insomma, praticamente hanno parlato della telenovela Chiesa, la telenovela che finalmente è giunta a conclusione. Vedi, anche le telenovele c'hanno, alla fine hanno una fine, no? E quindi sta tutta la lamentazione, tifosi che chiamano inviperiti, tifosi avviliti, tifosi depressi, no, proprio, ma come? Ancora una volta la Juve è venuta a fare acquisti qui, no? È venuto a toglierci i nostri gioielli, avete? A toglierci i nostri gioielli. Allora, io in primo luogo, devo dire la verità, non solo ascoltato le lamentele, lamentazioni, quasi, lamentazioni quasi bibliche, no? Di questi tifosi, no? Io sono andato anche su Twitter a verificare le reazioni degli juventini, no? Cioè, perché la chiesina, la gobbina, no? La chiesina è finalmente approda alla gobbina, tra l'altro ci hanno levato anche questa chiesina, ma tanto ce ne rimane tante di queste chiese, no? La più bella, maestosa, che è Santa Maria del Fiore con la cupola dei Brunelleschi, rimane qui, ecco, non te la possano levare, quella chiesona lì, no? La chiesina, cioè lui, detto anche il Broncino, dice, perché insomma negli ultimi tempi l'era parecchio stufo di star qui quest'uomo, no? Questo omino, no? Omino, cioè ancora piccino, ancora, come dire, proprio giovanino, no? Giovanino, no? Quasi imberbe, non ci abbia neanche la barba, ma sarà mia un po', come dire, simile alla Bernardina, anche lui è andato dalla gobbina, tutto Enina, tutto Bernardina, Chiesina, Gobbina. Io però, per seguitare con questi discorsini, io sono andato anche a curiosare tra i commenti della parte gobbina, appunto, juventina, no? Allora ho letto, come sapete, io amo molto così scartabellare Twitter, no? Proprio scartabellare, no? Perché appunto l'internet è come dire, un'enorme enciclopedia, no? Quindi si sfoglia. E allora su Twitter c'erano le reazioni juventine, io ho notato con mio sommo sorpresa, stupore, che, ma guarda, un 50%, forse anche un po' di più, forse anche un po' meno, non lo so. Comunque, diciamo, il 50% sono tanto contenti. Dice, ma non c'è, e qualcuno dice, ma non ci avranno mai rifilato la solita sola, cioè, è solita sola perché non hanno tutti i torti, perché ora poi ve lo dico il perché, no? Ma insomma, dice, molti di loro sono, come dire, nutrono più di un dubbio, no? Su cosa l'operazione. E a tal proposito, ecco, a proposito dell'operazione, andiamo a vedere i dettagli, no? Dell'operazione stessa. E chi meglio ce li può fornire se non coloro che hanno acquistato la chiesina, eh? Allora, comunicato di Juventus Football Club SPA. Va bene, allora la Juventus Football Club SPA comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina. ACF vuol dire Associazione Calcio Firenze o Fiorenza, che viva Fiorenza, sempre. Per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa, a fronte di un corrispettivo di 10 milioni. Vai, comincia a notare, 10.
di cui 3 milioni per la stagione sportiva 2020-2021 e 7 milioni nel corso della stagione sportiva 2021-2022. Inoltre, l'accordo prevede, cioè stabilisce, prevede, sembra una veggente, ma prevede. Vabbè, chissà perché si dice così, l'accordo prevede, cioè, boh, stabilisce, no? Impone. Vediamo cosa stabilisce l'accordo. Allora, la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Detti obiettivi, cioè quali sono questi detti obiettivi? L'ha detti però gli obiettivi, magari dopo si va a cercarli un'altra parte. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva in entrambi i casi è pari a... Ah, aspetta, no, allora ho saltato. Scusa, l'accordo prevede l'obbligo da parte, leggiamo per me, l'obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021-2022. La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti, cioè si lascia le mani libere, cioè se si fa schifo o no, se si fa schifo dice noi si può decidere, va bene. Vabbè, il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva in entrambi i casi è pari a 40 milioni, pagabile in tre esercizi. E potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Va bene? Quindi gli ulteriori obiettivi sono stati poi appunto scritti, l'ho visto ieri. Allora, praticamente loro devono arrivare tra i primi quattro, no? I primi quattro, prima di tutto i primi quattro, poi Chiesa deve segnare, mi pare, almeno una decina di gol e fare 10 rifiniture, 10 assist, 10 rifiniture. E poi l'altra ancora, l'altro me lo ricordo, va bene. Deve giocare un certo numero di partite, mi pare, se non erro. Deve giocare il 60% dei partiti, cioè, non vorrei sbagliare. Comunque, vabbè, diciamo risultati sportivi e prestazioni dell'ingaggiato, del calciatore ingaggiato. Allora, innanzitutto, cosa si può dire, va bene? A tal proposito, allora che. Dunque, qui c'è una cifra complessiva alla fine di 60 milioni, perché cioè vuoi mettere la Chiesina un faccia, come dire, almeno una decina di gol, di assist, cioè la farà, no. Poi no, poi c'è un punto da chiarire, la Juve arriva fra le prime quattro, sì, ma tra le prime quattro, scusa, in Serie A, o in Serie B, perché c'è di mezzo ancora la grana, e la lì appena all'inizio, la grana dell'Università di Perugia, Suarez, no, la grana Suarez è appena all'inizio, quindi che l'ha scritto per Benino e le codice del Rio, arriva quarta, sì, ma dove? In Serie A o Serie B? Perché se no, dice quarta classifica, quale però? Cioè bisogna un po', come dire, essere previdenti, visto che dice il contratto prevede, no, prevedete la sta cosa qui, no? Non si sa mia mai, no? Cioè voi siete capaci di tutto, no? Ecco, va bene, quindi io direi che a fronte della valutazione della Chiesina, che l'era appunto di Euro 70, no? Se non erro, non siamo mai andati oltre. In tutti questi anni è stato richiesto sempre la cifra lì, 70 euro, no? 70, cioè 70 milioni di euro. 70 milioni di euro, poi considerando la crisi del cacchio virus, va bene, che ha svalutato tutto e tutti, considerato anche che loro non c'hanno più una lira perché l'hanno finiti proprio nelle barbe quattrini, no?
Addirittura la FCA si è fatta dare un maxi prestito lì da, mi ricordo da chi, con garanzia ovviamente dello Stato, figurati. Magari il negozietto sotto casa lascialo appunto in balia delle tempeste, però alla FCA che paga le tasse in Olanda, che ha la sede, mi pare, diciamo, una sede fiscale in Olanda e un'altra sede a Londra, cioè proprio come fuori dell'Unione Europea, tra l'altro, no? A questo punto si può anche dire, perché dopo la Brexit, diciamo ancora, come dire, sono, cioè ancora, ora loro sono un po', diciamo, a raschiare il fondo di barile, no? Cioè, nel senso che l'hanno chiuso, c'è stata la clausura Covid, da Covid, l'hanno chiuso il loro bello stadietto. E quindi gli introiti sono precipitati, va bene, sono crollati a livelli ridicoli, cioè, no, sono crollati, sono azzerati, no, hanno incassato zero, no, incassato zero tra lo stadio e l'indotto. E quindi insomma, si sono trovati, diciamo, un po' nei casini, anche perché Douglas Costa l'hanno, non sono riusciti a, l'hanno dato un prestito, ma non sono riusciti a vendere nessuno, hanno dato tutti in prestito, poi aspetta, gli è rimasto, non so se che dire, è rimasto lì a succhiargli denaro oppure se è levato da tre passi, non ve lo so dire, vabbè, comunque diciamo, quella è un'altra bella grana, poi De Sciglio lì, eccetera, hanno cercato di farli smammare, che hanno gli stipendi, insomma, un po'... Troppo onerosi, va bene? E quindi ecco, vabbè, comunque ti sei portato a casa alla fine, se tutto va bene, 60 milioni di euro. Se tutto va male e tu te ne porti a casa cioè se tutto va così e così, te ne porti a casa 50. Se tutto va male, alla fine tu rifigli lui, perché se questo fa la fine della Bernardina, cioè che non riesce a combinare un cacchio, va bene, e poi magari gli viene la nostalgia della chiesona, la chiesina che la nostalgia della chiesona, capito? E allora, insomma, bene o male, tu sei sempre a scavo. Un piede, lo ripigli, poi tu le puoi rivendere, so, a chi cacchio ti pare, va bene? Quindi mi sembra che a fronte, questa è quello che ha ottenuto, di fronte a ciò che potevi non ottenere, cioè praticamente stava andando qui, si imbronciava ancora di più, faceva partite ridicole come l'anno scorso e stava praticamente in vacanza, va bene? Non solo nell'era in clausura, e poi dopo pre-clausura l'era già chiuso lui, cioè lui si era già chiuso in chiesa, si era già chiuso in chiesa e poi poi dalla chiesa andava in monastero e si è messo in clausura. Ecco, allora il rischio l'era incassare zero, cioè questo manco c'ha un anno di contratto ancora perché siamo già a ottobre, quindi praticamente 8-9 mesi di contratto, e quindi tu rischiavi di perderla a zero, cioè te lo pagavano i soldi dei Monopoli, come sanno fare loro, no? Come sanno, aveva già fatto con Neto, anche quello mi è andato bene, cioè, vabbè. E quindi, cioè, meglio 60, 50-60 milioni sicuri, o comunque quasi sicuri, o comunque 10 milioni in prestito per 2 anni, 10 milioni per 2 anni, vabbè, ti si presta, pagacelo, vabbè, 10 milioni di euro. E il rischio, cioè, è stato come dire, poi le ancora, cioè, bello è che li è ancora di proprietà tua, cioè, loro non hanno ancora acquistato, cioè, capito? Cioè, si presta. Quello è considerato un fuoriclasse da loro, da me no, ma insomma comunque da loro è considerato un fuoriclasse, si presta un fuoriclasse alla gobbina, capito? Cioè, non è una cosa, come dire, così, così indegna e scandalosa, va bene? Cioè, se loro pensavano di prenderci per il collo, alla fine però forse sono stati presi per il collo loro, eh? Presi per il collo loro, e non è detto poi che la cosa gli vada...
sui giusto binario, capito? Non è detto che la cosa che vada in giusto binario, come si ambienta, se gioca, che lui, non è che lui può fare la riserva, lui deve giocare, cioè lui se poi va in panchina, lui ritorna a fare il broncio, poi oltretutto lui è un solista, cioè tecnicamente parlando lui è un solista, capito? Fa il gioco da solo e così via. Quindi diciamo che secondo me è meglio che pigliassi i soldi nel Monopoli, pigliamoci questi, anche perché ho detto da una valutazione di 70 milioni, poi c'è stato di mezzo il virus, insomma la valutazione non può essere quella lì. E poi parliamo di questa cosa, il mercatino della Juve, no? Siamo diventati il mercatino della Juve, sì, ma appunto il mercatino, il mini market, cioè, ma scusa, ma te, cara Gobbina, ma un tuo l'unico trofeo che ti interessa è la Champions League, perché l'ha detto anche Buffon recentemente, no? Non è tanti mesi fa, l'ha detto. Buffon si è lasciato sfuggire la frase, ma ormai lo scudetto non conta più nulla. Ma ha detto lui sta roba, io non è che me la sono inventata io. Allora, cosa significa questo? Significa a noi ci interessa di vincere solo la Champions League. Ma scusami, ma te allora per vincere la Champions League, allora tu ci figli. Prima, coso, quello che si faceva espellere con la maglia della Juve ripetutamente, non c'è verso, coso, aspetta, Melo Marcio proprio, no? Melo Marcio, cioè lui riuscì a farsi buttare fuori una serie infinita di volte. Poi tu hai cercato di prendere Cuadrado, e Cuadrado lì della Valle aveva capito tutto, che l'ha venduto ai Chelsea, poi Cuadrado ha fatto delle prestazioni scandalose ai Chelsea, si è fatto vendere, l'ha fatto apposta per farsi vendere alla Gobbina, a cui era già d'accordo, va giù alla finale, si fa buttare fuori. Si fa buttare fuori. E li lascia 10 contro 11, poi arriva Asensio, come faceva, dice Asensio, è finito, 4-1 è finita. Ecco, cioè, Asensio 4-1 è finita, è grande merito di Cuadrado, no? Una frase così, capito? Si è fatto buttare fuori e si è fatto pigliare per il culo da Sergio Ramos come un rincretinito qualsiasi. E poi dopo, aspetta, Neto, che praticamente un ammaggiocato, che è un portierino ridicolo, cioè nel senso, fa sempre la riserva Neto. Sì, quello si presenta e dice: io sono il portiere della Juventus, no? Neto, alla presentazione. E poi l'ha fatto. Ha praticamente mangiato in Champions League, meglio forse se no ti andai fuori prima, altro che finali, ai semifinali, va bene. E poi ora l'ultima, la Bernardina, cioè, voglio dire, ma come tu puoi sperare di vincere la Champions League comunque? Ma me lo spieghi, cioè. Ma noi, scusami tanto, ma io non te lo vorrei rammentare, ma noi, che tra l'altro siamo stati i primi a fare una finale di Champions League nel 57, ma appunto dal 57 non si fa più finale di Champions League. Cioè, se te tu vuoi sperare di vincere, anche lì, forti gli hanno anche rubata, c'era un rigore inventato per Real Madrid, stile Boniek e Aizel, no? Tanto per non rammentarvi cose bruttine, ecco. Ma come tu puoi sperare di vincere la Champions League se tu vieni a pigliare, a attingere i giocatori dal mercatino e la Fiorentinetta? Ma come tu puoi sperare? Ma me lo spieghi? Cioè, ma me lo spieghi? Cioè, io, guarda, noi si vince poco, ma meglio non vince nulla se si deve vincere come tu vinci te. Ma voglio dire, questa è la città che ha inventato il gioco del calcio, bene o male, va bene? Oggi lo chiamiamo il calcio in costume, calcio storico, ma voglio dire, un po' ce ne intendiamo di calcio se l'abbiamo inventato noi, capito? O via! Oh, allora, io ti dico, anche stavolta ti dico, guarda, la Chiesina può essere meglio della Bernardina, perché ci vuole anche poco, e parliamo poi di Melo e di Quadratino, è meglio sicuramente di tutti i. Ma che sarà la scelta giusta, Dio? Perché questo è un solista, questo fa il gioco da solo, si mette così posizione, come dire, incornatore, va bene, è un po' caprettino, lei, va bene, e va diritto per un po', no, Arieta, caprettino, va diritto per la sua strada, ma la Juve mi sembra sia diciamo, un complesso in cui. Come dire, quelli fanno i solisti non sono visti tanto troppo bene, capito? Cioè, deve essere o meno, fa parte di essere un soldatino, fa parte della
di tutta questa schiesta, milizia, va bene, nella milizia, ed è, quindi deve stare agli ordini lui. Non so se l'è così disciplinato, non so, non lo so, va bene. Comunque, auguri per la vostra prossima Champions League, va bene, e vi guarderemo con grande curiosità, va bene, e così, vabbè, se poi dopo la chiesina non funziona, vorrà dire che pensaci prima di ritornare da noi e chiedere le o siamo questuante, se fa la chiesina, vieni a questuare da noi, pensaci, perché forse non è il caso che tu continui a fare acquisti qui, che poi non ti rendano quello che tu vuoi ottenere, non vuoi ottenere, cioè la coppa dalle grandi orecchie. Quindi, questo è quanto. Mi sembra che di aver detto tutto. E allora io vi saluto per avere così, per avermi sopportato, e vi do appuntamento al prossimo video. Vediamo se c'è anche Massimone, che si fa. Faremo una disquisizione su altri argomenti. Ciao ciao dal vostro amico affezionatissimo e irriverentissimo amico etrusco. Ciao ciao.